Come state? Tutto bene? Allora, che dire? Io ho l'ansia 100 oggi e vi dico il perché. Allora, mi è successo che ieri, cioè l'altro giorno, ho tagliato le unghie. Non so, le avrà tagliate male, chi lo sa, boh. Allora, mentre ieri facevo le faccende, ho sbattuto il ditone davanti alla sedia. Quindi, vi dico il dolore. Il dolore, da qui tutto un tratto mi sono accorta che l'ho visto dalla punta rosso e caldo. Ho detto, vuoi vedere che sei incagnita l'unghia? E mo domani, anzi lunedì, devo andare dal patologo, così prima di fare i danni io, perché gli faccio i danni, e vado dal patologo e mi guarda il titino, ma sicuramente ci sarà un'unghia che si è fatta la casetta nella mia, non mi voglio dire altro, andiamo oltre. E con la mia postazione, il mio bel frigorifero, con le mie calamite sempre qui, ragazzi, io le adoro queste calamite, guardate un po'. Vi dovrò fare la panoramica di tutte le calamite che ho, perché sono bellissime, ne ho viste altre di più belle. Vabbè, allora, bando alle ciance, dovrei sbrigarmi a fare le faccende. Ah, mi ero scordata di dirvi, scusate, perché il braccio mi si addormenta. Allora, i regali che ho ricevuto per il mio compleanno, ne ho ricevuti due. Uno del mio compagno e mi ha regalato, che ve l'ho fatto vedere in una svolta la spesa del precedente video, il tablet del Huawei, praticamente. Allora, ora vi spiego perché io mi sono fatta il tablet. Prima di tutto perché e vedo i video molto più grandi del telefonino. E il secondo regalo che ho ricevuto del compleanno, adesso non guardate il casino che vedrete in cucina perché è il solito della colazione, perché ragazze io non avendo la stoviglie me ne devo in cucina perché ho alcuni elettrodomestici che voi non vedete in cucina, ma ne ho tanti. C'ho il bollitore e per fare l'acqua calda per le tisane che io non uso, sapete? Allora, io mi trovo molto, sono di quelle persone molto semplici, che mi trovo molto più pratica ad usare, come dire, un bollilatte per riscaldare un po' d'acqua per la tisana, che mettere tutto in banana per riscaldarmi un po' d'acqua praticamente e consumare corrente. E niente. Andate un po' di cosine sparse per la cucina, un po' di qua, un po' di là. Niente, vorrei comprarmi un mobiletto e mettere i robot che potrei usare di più. Dato che, avendo una new entry in cucina, ho dovuto togliere il tostapane, che è bello, buttato lì adesso nella mia dispensa praticamente. Ora ve lo mostro ragazze, spero che vi piaccia. A me è piaciuto tanto, anzi ieri l'ho pure battezzato. Ho fatto gli hamburger lì dentro. E niente, non lo so se si possono fare i dolci, sono un po' fissata. Chissà se si potranno fare, non è grande grande, però è un bel regalo. Adesso ve lo faccio vedere, giro la fotocamera e ve lo faccio vedere ragazze. Ecco qui ragazze la mia new entry in cucina. Non guardate perché è disastrata. Ho fatto la colazione, poi ieri stavo un po' nervosa, non ho lavato i piatti. Eccolo qui, di dentro così. Guardate un po'. Vedete? Poi c'è questa cosa qui che serve praticamente per prendere le cose per non bruciarsi. Si fa così. E lo rimettiamo dentro. È carino. A me piace. E niente, qua praticamente sono le temperature, arriva fino a 230 gradi. Questo è per accendere sotto e sopra, se ti vuoi riscaldare di sopra. E invece questo è praticamente il timer dei minuti. E niente, e questa è una mia new entry che si è beccata quasi mezza cucina. E il mio povero tostapane è andato a finire di là. Bene, ragazzi, ora vi faccio la panoramica mia della cucina, quindi c'è il mio
monta cappuccini, mi sono fatto il cappuccino, adesso guardate, 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 guardate la mia lavastoviglie che mi aspetta, adesso mi metterò, mi laverò i piatti e niente fanciulle, ho da riordinare anche lì sopra e poi fare altre cosine, anzi guardate un po' che cosa ho uscito io, venite un attimo con me, aspettate, vi faccio la panoramica. Allora, vedete questo borsone, questo bel borsone è il mio borsone praticamente dove c'è la roba dentro che io dovrò andare ad uscire estiva, i miei vestiti praticamente tutti estivi che andrò a mettere in lavatrice e vedrò di buttare qualcosa che non mi va e niente, non so dove sono andate a finire tutte le mie belle magliettine, ma le troverò. E niente ragazze, detto tutto ciò, io vi lascio. E qui ho stirato le mie tendine, le ho stirate belle belle, dovrò decidere dove metterle queste qui, ma vediamo. E niente ragazze, vi faccio vedere un po' fuori, guardate che bella giornata, io ho già sceso la mia tenda, questa è la mia verandina, la mia prima verandina dove stendo ragazze, eccola qui, vedete? E niente, lì c'è il mio basilico, la mia mentina. Bene ragazze, detto tutto ciò, adesso io vi lascio, ci risentiamo dopo. Bene ragazze, qui praticamente stavo preparando il pranzo. Il pranzo di oggi era pasta con i gamberetti e panna e per secondo gamberetti fritti. Infatti avevo aperto due bustine, avevo due buste di gamberi che avevo preso, avevo spin di quelli là da pulire e li stavo pulendo dal guscio e anche da quel nervetto nero che c'hanno, che è un po' amarostico, lo toglievo. E niente ragazzi, adesso vi lascio il video e buon proseguimento, un bacio bellezze mie. Per dire la verità ragazze, devo dire che i gamberi che prendo da uno spin, sia sgusciati o da pulire, sono veramente veramente buoni. Li ho provati da altre parti e sinceramente non mi sono letteralmente piaciuti, non avevano un buon gusto, non mi piacevano, invece quelli di Eurospin sono veramente veramente buoni. Infatti quando prendo il pesce, i gamberetti o qualunque altra cosa, li vado a prendere da Eurospin perché mi piacciono tantissimo.
Ragazzi, i miei gamberetti belli fritti, e sto preparando gli altri. Questi per secondo, lo sto preparando. Guardate un po', ragazzi, che bella frittura. Se volete una frittura morbida e croccante così, dovete prima passarli nella farina e poi nell'uovo sbattuto con un po' di sale e un po' di pepe, e vi vengono così, ragazze, vi vengono croccanti fuori e morbidi dentro. A dopo, ragazze. Pranzo, ragazze, oggi spaghetti con gamberetti e panna. Ragazze, vi vedete sempre pulire la cucina, io la pulisco tutti i giorni in questa maniera perché non riesco a pulire i fuochi e il lavabo e non pulire i cassetti, il forno, cioè dargli una pulita, perché quando si cucina si schizza di sugo e si schizza di olio o di acqua, a me non piace. Il sopra lo faccio un giorno sì e uno no, invece quello di sotto lo lavo tutti i giorni alla stessa maniera. Li passo prima, lo lavo prima con il riacetamelo e poi li passo quello per lucidare. Adesso vi mando un bacio e vi auguro una buona notte a tutte quante. E mi raccomando, iscrivetevi al mio canale e attivate la campanella per non perdere i prossimi video. Aiutatemi a far crescere questo canale sempre che vi faccia piacere. Un bacio grande grande da me. Ciao bellezze!